Torni da una lunga giornata di lavoro, stanco, che hai a malapena la forza di cliccare dei tasti sul tuo schermo, sul tuo computer o sul tuo mouse. Ecco, quei tasti in pochissimo tempo ti porteranno in un catalogo enorme di film e serie televisive. Chi di noi non si è mai trovato in questa situazione dove ci siamo ritrovati stravaccati sul divano di casa a guardare Netflix? E quindi cosa c'è dietro a quel logo che oggi noi tutti riconosciamo praticamente ovunque? Ovviamente, essendo un video di storia, parlo appunto della storia di Netflix, perché Netflix a principio non è niente di quella che, diciamo, la ricordiamo oggi, la conosciamo oggi. Ma iniziamo dall'inizio. Nel lontano 1997, due colleghi, Reed Hastings, un matematico di formazione e rispettato imprenditore nel campo del software, e Mark Randolph, uno specialista in marketing, che aveva precedentemente fondato una società di software, lavoravano entrambi presso la Pure Atria. Durante questo periodo, i due, mentre si trovavano in macchina, hanno concepito un'idea completamente innovativa, almeno innovativa per l'epoca, un servizio di noleggio di film online. Questa idea li ha poi portati a fondare Netflix. L'idea era la seguente: le persone, ovvero i clienti, potevano sfogliare un catalogo online e ordinare il film che poi arrivava direttamente a casa loro. Quando poi l'avessero visto, cioè non serviva più questo film, glielo restituivano. Sembra una cosa piuttosto semplice, ma stiamo sempre parlando del 1997. Se volevi un film, dovevi alzare il tuo bel sederino e recarti dal più vicino Blockbuster. Il fatto che il film ti arrivava a casa e poi lo spedivi quando avevi finito, all'epoca era un'idea innovativa. La domanda è: come distribuivano questi film? Infatti all'epoca pensarono di utilizzare quelle che per oggi sono le vecchissime VHS, ma erano troppo ingombranti e loro avrebbero avuto bisogno di tanto spazio per avere una certa fornitura di film. Tuttavia, da poco tempo in quegli anni stava prendendo piede una nuova tecnologia multimediale, il DVD, che il DVD è molto più piccolo. Quindi quello che fecero dei test per spedire un DVD per posta e vedere se tornava danneggiato oppure funzionava. E funzionava bene, quindi ora l'idea può diventare un business. I due ci misero il grano e fondarono Netflix, e avevano un catalogo iniziale di circa 900 titoli, che era quasi la totalità dei film in DVD che esistevano all'epoca. All'inizio Netflix operava con un modello di business per noleggio, cioè paghi quello che noleggi. Tuttavia, poiché Hastings in passato aveva ricevuto una multa da parte di Blockbuster di $40 perché aveva restituito un film in ritardo che era Apollo 13, questa esperienza li portò a cambiare e a riflettere su quello che era il modello di business. Infatti resero Netflix su abbonamento. Ti abbona a Netflix, ordini qualsiasi film che hanno sul loro catalogo online, ti arriva il DVD e lo restituisci quando ti pare, senza costi aggiuntivi e senza penali. E nel 99 Netflix inizia a offrire DVD a noleggio in abbonamento senza alcun limite. L'azienda ingrana e inizia a macinare soldi. Ebbero tanto successo che i due incontrarono Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che voleva acquistare la neonata Netflix per un valore di circa $16 milioni. I due ci pensarono, ma rifiutarono l'accordo.
alla fine del 2000 Netflix stava avendo dei piccoli problemi, era in perdita. I due offrirono di vendere l'azienda a Blockbuster e il CEO dell'epoca, John Antico, li sfanculò dicendo che si trattava di uno scherzo. Nel 2001 Netflix si era ripresa e stava iniziando a rimacinare soldi, anche se con qualche difficoltà causate dai tempi. Nel 2001 la bolla causata dalla dot-com economy era esplosa. E non dimentichiamoci che nel 2001 ci fu, a settembre, l'attacco delle Torri Gemelle, che comunque rallentarono la crescita dell'azienda. La rallentarono, ma non la affossarono. Infatti, negli anni 2000, diciamo nel 2001, cioè in quegli anni, il tipico regalo di Natale che si faceva in famiglia era un lettore DVD, e quindi le iscrizioni al servizio Netflix di noleggio schizzarono alle stelle. Nel 2004 Blockbuster inizia a fare concorrenza a Netflix, introducendo anche loro un servizio di noleggio di film molto simile a loro. E poiché Blockbuster godeva di una fitta rete di negozi fisici, i clienti potevano anche, se lo volevano, riconsegnare i titoli nel negozio più vicino a casa loro. Come rispose Netflix alla concorrenza di Blockbuster? In due modi. Modo numero uno, abbassarono i costi di iscrizione al servizio. E modo numero due, facendo causa a Blockbuster. E la domanda che mi potreste fare è: su quale basi legali fecero causa a Blockbuster? Nel 2003, cioè l'anno prima, Netflix brevettò questa idea di offrire un servizio a noleggio tramite posta. Si può brevettare una cosa del genere? A quanto pare sì, almeno negli Stati Uniti si può fare. E quindi Blockbuster la prese in saccoccia e le due parti fecero un accordo al di fuori dell'aula di tribunale. Non si sanno i termini di questo accordo perché non sono mai stati resi noti. La rivoluzione dell'azienda Netflix accadde nel 2007. In quell'anno iniziò a cambiare tutto. Ma che cosa iniziò a cambiare? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi racconto la storia di Netflix. Ma prima di proseguire, per favore, ve lo chiedo proprio, per favore, supportate il mio lavoro con un semplice click iscrivendovi al canale. Ringrazio tutti coloro che lo hanno già fatto e ringrazio anche tutti coloro che mi hanno offerto un caffè virtuale su Ko-fi. Se anche tu mi vuoi offrire un caffè virtuale, il link lo trovi in descrizione. E adesso proseguiamo con la storia di Netflix. Nel 2007 Netflix lancia la sua piattaforma di streaming online. Tuttavia, la domanda che mi ero posto è la seguente: ma perché nel 2007 e non prima? Beh, semplicemente internet all'epoca era lento e la banda larga si stava ancora diffondendo e non tutti avevano quindi una connessione veloce che gli permettesse di streamare i film. Facciamo un passo indietro, perché la piattaforma di Netflix non nasce dall'oggi al domani, cioè c'è stato un processo. Infatti, inizialmente Netflix pensò, o comunque i dirigenti dell'azienda pensarono, a una sorta di scatoletta che chiamarono Netflix Box. Penso che doveva assomigliare, comunque dalla forma, non da come funzionava dalla forma, a una sorta di decoder Sky, tecnologia che comunque molti di noi già all'epoca eravamo abituati ad avere in casa, giusto? L'idea era che questa box Netflix ti permetteva di scaricare un film durante la notte, visto che internet, come vi dicevo, era lento, e poi di guardarlo comodamente il giorno dopo. Tuttavia, all'epoca c'era già un servizio di streaming che stava prendendo molto piedi ed era anche molto di successo. Non avevano film, ma comunque funzionava piuttosto bene. Eh sì,
se non l'avete capito, sto parlando proprio della piattaforma che tu stai utilizzando per guardare questo video, YouTube. Quindi Netflix cambiò idea. Al diavolo questa box Netflix, facciamo una piattaforma di streaming online. Inizialmente Netflix aveva circa 1000 film in streaming contro i 70.000 che poteva avere in DVD. Ovviamente non poteva drasticamente cambiare il modello di business, il motivo è piuttosto semplice. All'epoca le case di produzione cinematografiche non erano molto abituate a questa cosa dei contenuti digitali. L'industria musicale, anche grazie a Steve Jobs e quindi con tutta quella storia di iTunes, si stava abituando a un mercato digitale, ma quella cinematografica ancora no, soprattutto perché l'industria cinematografica odiava i contenuti digitali, cioè proprio li detestava per via di tutta la pirateria che ci stava intorno. Netflix si mosse lentamente in questa transizione, ma inesorabilmente. Lanciò la piattaforma, ma ancora manteneva il suo servizio di DVD a noleggio. Infatti, per invogliare la gente a utilizzare la piattaforma online, offrì l'accesso alla piattaforma online senza costi aggiuntivi a tutti quei clienti già di Netflix, che avevano già un bel pacchetto clienti. Nel 2009, a soli 2 anni dal lancio della piattaforma di streaming, il numero di visualizzazioni online superarono il numero di noleggi di DVD. A poco, Netflix stava transitando dal vecchio modello di business, vecchio ma innovativo, quando lo lanciarono, giusto? A un nuovo modello, quello di offrire contenuti tramite una piattaforma di streaming. Fu una transizione lenta, ma ci riuscirono. Perché dico che fu lenta? Perché Netflix dismise il servizio di spedizione dei DVD solo nel 2023, quindi l'anno scorso. Diciamo che la storia di questo colosso si potrebbe concludere qui. Infatti, dal 2010 in poi, Netflix iniziò a stringere accordi con molte case di produzione cinematografiche e iniziò anche ad espandersi all'estero. Sì, perché fino a quel momento Netflix era solo negli Stati Uniti. Invece, oggigiorno Netflix è dappertutto. Lo trovi anche negli hotel, io lo trovo anche negli hotel. E ovviamente ad oggi è disponibile in quasi tutto il mondo. Solamente 4 stati non hanno Netflix: Cina, Corea del Nord, Russia e Siria. Senza dubbio, Netflix ha avuto un impatto sulla società. Su tutti noi, quindi, su come ci approcciamo al mondo dell'intrattenimento. Nei paesi anglosassoni, se dici a una tipa o a un tipo Netflix and chill, che letteralmente significa guardiamo Netflix e ci rilassiamo, significa che, insomma, avete capito. Perfetto, pinguini, questo è tutto quello che ho da dirvi per quanto riguarda Netflix, almeno in ambito informatico. Ho saltato ovviamente alcune cose e non mi sono soffermato sugli aspetti legali riguardanti l'industria cinematografica. Chi se ne frega per questo canale? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!